Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dallo stadio Lijus di Lanusei per assistere al match tra il Lanusei e il Latina. Adesso ancora Latina, il cross, il pallone all'interno della di rigore, c'è il colpo di testa, il primo grande intervento di La Gorga. Spavone, ancora palla giocata dentro, c'è Mazzei, il cross troppo sul portiere, si distende il tuffo. Calcio d'angolo, ancora la finta, il pallone messo in mezzo, la girata di testa, ancora Cosimo La Gorga dice di no, pallone che poi rimane in campo, batte e ribatti, la palla rimane all'interno della di rigore, non riescono ad allontanarla, poi c'è il contatto, palla intercettata, via col destro, cerca il palo lungo dopo l'aggancio, il trequartista è Attili, le due punte sono Camilli che adesso ha il pallone e il numero 25 Toracchio, adesso conclusione, c'è la traversa clamorosa di Emma, il controllo, il cross sull'out di sinistra, palla messa giù, il cross, palla all'interno della di rigore, clamoroso l'errore, questi i risultati dagli altri campi, adesso palla che gira, c'è il gol della Tina con il colpo di testa all'interno dell'area di rigore del numero 9, vale a dire Luca Di Renzo. Manca in profondità dove c'è Toracchio, pallone ancora per Manca, molto buono la conclusione con il sinistro di Manca, palla allargata su Corsetti, la posizione è regolare, Corsetti il tiro cross che termina però sul fondo, va via Corsetti, pallone messo all'indietro a rimorchio, c'è l'errore, palla che rimane ancora là, Bolu chiude molto bene, parte via, pallone che gira, arriva dove c'è il numero 5 Bolu, palla deviata dal centro difensivo Luca Di Renzo, un colpo di testa all'interno della di rigore, si vede il pallone che gira, palla che arriva all'interno della di rigore, La Gorga, c'è il miracolo ancora di La Gorga su un pallone, lancio lungo, Manca non riesce ad intervenire di testa, adesso Di Renzo, palla messa dentro l'area, Alessandro dall'area piccola calcia alto, Camilli non riesce ad intervenire sul pallone, c'è la vittoria della formazione ospite che conquista così la vetta del campionato di Serie D, girone G, grazie a questa vittoria.